Invece come regista Pietro, insomma, un attore che diventa regista ha una sensibilità diversa dei suoi colleghi, capisce delle cose un regista che non è stato anche attore, non intuisce, cioè tu condividi più la esperienza. Beh, mi sembra proprio evidente, ma un attore che va dietro la macchina da presa sa tutto. Un regista puro va alla scoperta e normalmente per un regista puro l'attore potrebbe, può essere anche un problema, può avere anche una difficoltà a rapportarsi con l'attore. Alcuni, cioè ne ha, sono diffidenti, pensano che gli attori siano soli, rompiscatole, che fanno troppe Invece, domande. Invece e in no. questo Cioè, caso, almeno stiamo parlando di attori clienti, certo. cioè di attori che, non lo dico con presunzione, lo dico con coscienza, ecco. Attori che portano un valore aggiunto, che sono in grado di aumentare. Le sceneggiature sono parole su carta e quella roba deve diventare di vita, deve diventare vera. E quindi c'è, non è un passaggio scontato, ecco. Dopo essere stato dietro la macchina da presa, Fabrizio Bentivoglio che è tornato a fare l'attore era diverso, era migliorato, capiva più cose, era più disponibile. Beh, sì. Per la stessa ragione per cui poi l'attore che va dietro con la macchina da presa è più cosciente delle problematiche, per la stessa ragione poi tornando a fare l'attore sei anche cosciente di quello che succede dietro, quindi conosci veramente tutto. Quindi sì, probabilmente collaborativo è la parola giusta, sono diventato più collaborativo. Sì, mi piace disegnare, mi è sempre piaciuto e soprattutto quando ho fatto la regia, o sì, ho fatto degli storyboard, che però giustamente, come dice lei, non di cemento armato, ma suscettibili poi della variazione, della novità, del cambiamento che poi è contingente, della cosa che succede, e che tu devi essere svelto ad assimilare, no? Non ti devi ostinare a dire no, io volevo fare così e facciamo così, no? Certe volte le cose stesse ti suggeriscono il cambiamento e tu le devi ascoltare. Sei diventato un saggio quadrato. Ti conosco, assolutamente vulcanico e molto, ma molto. Lui mi ha conosciuto giovane, ero effettivamente più Effervescente fino a turbolento. turbolento. Sin dai suoi primi film, Bentivoglio si è imposto per la sua capacità di portare sul grande schermo personaggi diversi e contemporanei, cui, oltre alla fisicità, l'attore ha prestato uno sguardo profondo, una grande intelligenza e un talento tanto unico quanto imprevedibile nel suo manifestarsi, cogliendo di sorpresa lo spettatore e seducendo. Un artista capace di restare fedele a se stesso, ma al tempo stesso di dare vita a ruoli diversissimi tra loro, regalandoci personaggi indimenticabili per il loro essere problematici, ironici, fragili, ma anche alle volte tanto determinati e spietati nel seguire i loro obiettivi. Fabrizio Bentivoglio è stato capace di portare sullo schermo le diverse età della sua vita professionale, con rigore, ironia e disincanto, mettendosi al servizio della missione di registi e autori che hanno potuto sfruttare in pieno la grande forza del suo saper essere un attore unico. Per questi sentimenti visibili e tangibili nella sua cinematografia, il Federico Fellini Platinum Award per l'eccellenza cinematografica viene consegnato a Fabrizio, che qui questa mattina ci ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento. Grazie di esistere. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Per il proposito.